Mister, dopo una partita varia di emozioni, arrivano i tre punti con il gol di Bartoccini in finale di partita. Bene i tre punti, ma manca ancora concretezza sotto porta. Ma, mi sembra un commento abbastanza pretestuoso. Abbiamo giocato 90 minuti tenendo il pallino del gioco. Per giocare in un campo così stretto, con 10 persone dietro la linea della palla, non è semplice. Rischiavamo di prendere tante infilate. Ne abbiamo prese una sola, un paio, abbiamo sempre contenuto il gioco, abbiamo avuto pazienza, abbiamo trovato il gol al 93esimo, però potevamo trovarlo anche prima. La strada da percorrere è questa, riuscire ad essere concreti. Secondo me giochiamo abbastanza bene, dobbiamo trovare, come ti ho detto più volte, la personalità ancora più imponente che vuole una squadra che ha come obiettivo quello di uscire da questa categoria. Credo che sotto questo piano i ragazzi hanno risposto abbastanza bene oggi, non hanno mai perso la testa, hanno continuato a macinare il gioco e macinando il gioco molte volte si sbaglia, però io non mi sento assolutamente dire che abbiamo raccolto al 93esimo, abbiamo raccolto al 93esimo quello che avevamo seminato per tutto l'andamento della gara, una gara che ci ha visto solo noi come protagonisti. Qui sembra facile perché pensiamo che all'Aquila sia tutto dovuto, io credo che non sia proprio così, credo che questo campionato non è facile, è difficilissimo e stiamo entrando pian piano in quella che deve essere la nostra dimensione. Troppe volte l'Aquila è in fuorigioco forse? No, questa è una... le solite parole, troppe volte in fuorigioco, c'è uno che allunga la squadra, molte volte magari non dovrebbe ricevere lui, dovrebbe ricevere qualcun altro, però abbiamo ancora fretta di, come l'hanno da tutte le parti, di ottenere tutto e subito, ma tutto e subito non si fa assolutamente niente nella vita. Lei come ha visto l'Aquila? È la squadra più forte che ha visto qui fino a questo momento? Individualmente sì. Come squadra per adesso una qualità, giocatore come Bartoccini che poi è entrato e ha fatto gol, cioè, che rimane in panchina perché giustamente Massimo Morgia si può permettere tante soluzioni offensive, lo stesso Ganzi, cioè, tante soluzioni offensive, quindi l'Aquila ha tante qualità per fare gol, dalla distanza, sullo stretto, gente, rapinatori d'aria, i giocatori sanno saltare l'uomo, quindi... hanno tutto, penso che dipenda chiaramente solo da loro.